Risolviamo insieme questa serie di quadrati di binomi. Allora, partiamo dal primo, a più b tutto elevato alla seconda. Come sapete, il quadrato del binomio si risolve facendo il quadrato del primo, quindi a alla seconda diventa a alla seconda più il quadrato del secondo, b elevato alla seconda diventa b alla seconda più il doppio prodotto, quindi devo moltiplicare tra loro a e b e poi moltiplicarli per 2, quindi più 2ab. Abbiamo trovato il quadrato del primo binomio. Passiamo al secondo, quadrato del primo, quindi 2a al quadrato diventa 4a alla seconda più quadrato del secondo. Vi ricordo che un monomio di qualunque segno sia elevato ad un esponente pari diventa positivo, quindi più c alla seconda e poi il doppio prodotto, perciò 2a per meno c che fa meno 2ac per 2 meno 4ac. E così abbiamo trovato anche il risultato del secondo quadrato di binomio. Ora abbiamo un quadrato di un binomio con la parte numerica frazionaria. Beh, non cambia niente. Quadrato del primo, un terzo b tutto elevato alla seconda diventa un nono b alla seconda, poi meno un quinto c tutto elevato alla seconda diventa più un venticinquesimo c alla seconda, e poi abbiamo un terzo b per meno un quinto c. Allora, un terzo b, ve lo scrivo qua, facciamo qual calcolo, per meno un quinto c diventa un terzo per meno un quinto meno un quindicesimo, parte letterale bc. Ora dobbiamo moltiplicare il risultato per 2 perché è il doppio prodotto, quindi diventa meno 2 quindicesimi bc. Meno 2 quindicesimi bc. Ed ecco calcolato anche il terzo quadrato di binomio. Cancello i miei calcoli e vado avanti. 4x più y tutta la seconda. Quadrato del primo, 16x alla seconda, più quadrato del secondo, più y alla seconda, più il doppio prodotto, quindi 4x per y, che fa 4xy per 2, cioè più 8xy. Poi abbiamo meno un mezzo xy più z tutto alla seconda, perciò meno un mezzo xy alla seconda diventa più un quarto x alla seconda y alla seconda più z alla seconda, quindi più z alla seconda, e poi devo fare meno un mezzo xy per z. Ovviamente diventa meno un mezzo xyz e poi devo moltiplicarlo per 2, quindi 2 e 2 si semplificano, quindi diventa meno xyz. Meno xyz. Cancelliamo i calcoli. Ora, meno ab più 2c tutto alla seconda. Meno ab alla seconda diventa a alla seconda b alla seconda. Più 2c alla seconda diventa 4c alla seconda, e poi abbiamo meno ab per 2c, meno ab per 2c diventa meno 2abc, e poi moltiplico per 2 per fare il doppio prodotto, perciò diventa meno 4abc. Mancano gli ultimi due. Allora, meno x meno 2y tutta la seconda. Meno x alla seconda diventa x alla seconda. Meno 2y alla seconda diventa più 4y alla seconda. E poi devo fare meno x per meno 2y che diventa 2xy e moltiplico per 2, quindi più 4xy. L'ultimo, meno 4 settimi più un terzo ab alla seconda. Allora, meno 4 settimi alla seconda. Quadrato del numeratore, quadrato del denominatore, quindi diventa 16 quarantanovesimi più un nono
A alla seconda, B alla seconda e adesso doppio prodotto, perciò devo fare meno 4 settimi per un terzo AB. Il risultato è meno 4 ventunesimi AB e ora moltiplico per 2 per fare il doppio prodotto, quindi diventa meno 8 ventunesimi AB meno 8 ventunesimi AB. Ed ecco risolti tutti i miei quadrati di binomio.